Castellamonte, 2018, un anno di sport. Sì, un anno di sport, un anno intenso di sport e secondo me è per la prima volta a Castellamonte che ci siamo concentrati sullo sport come nuova amministrazione. Siamo partiti con il palio sportivo dei Rioni che è durato circa 2 settimane, che ha coinvolto circa 400 persone nelle svariate discipline sportive, a partire dal calcio, calcetto, basket, pallavolo, bocce, atletica leggera, insomma siamo riusciti a far partecipare una buona parte della popolazione ed è stato un bel momento di aggregazione. Il secondo bello avvenimento è stata Camminarte che ha visto, è stata una competizione sia podistica ma anche appunto di camminata, anche quindi dedicata alle famiglie, ha visto la partecipazione di circa 600 persone e ha fatto sì di donare 3.500 euro all'hospice di Salerano. Ultima attività che abbiamo fatto sul territorio, al Palazzetto San Bernardo, il primo trofeo canavesano di judo che ha visto 280 partecipanti e un giro di persone complessivo di circa 1000 persone nella giornata. Quindi abbiamo fatto tante cose, cercheremo comunque di aumentarle anche il prossimo anno per coinvolgere sempre di più la popolazione di Castellamonte. Questa sera non soltanto un excursus attraverso le manifestazioni sportive eclatanti di Castellamonte, ma anche il memorial Dario Rufato. Sì, un memorial a me molto caro Dario Rufato, in quanto era il mio secondo papà, il marito di mia madre, che ci è mancato circa 3 anni fa. Siamo arrivati alla terza edizione Memoria Dario Rufato per lo sportivo dell'anno. Primo anno è stato consegnato Lorenzo Terzano, campione europeo di karate. Secondo anno Rita Ughetti, campionessa, 6 volte campionessa di judo italiano. E quest'anno tocca un po' uno sport un po' di nicchia, ovvero golf. In particolare sarà consegnato a Domenico Pricco, che lo scorso anno ha vinto il campionato nazionale seniores, ovviamente amatoriale, e quest'anno fa parte in pianta stabile della nazionale italiana amatoriale senior. Un riconoscimento anche alle associazioni sportive? Sicuramente un riconoscimento grande alle associazioni sportive perché fanno tanto sul territorio, è aumentato il numero degli iscritti, in particolar modo quello della pallacanestro e della pallavolo, su cui noi abbiamo dato molto, cioè ci siamo impegnati molto per riservare loro più ore delle palestre. Una cosa che faremo molto importante, abbiamo avanzato qualche soldino sul capitolo dello sport, della promozione allo sport, che farà sì che circa 14 bambine e bambine che non possono permetterselo potranno andare a fare una stagione in una disciplina sportiva scelta, quindi doneremo questi soldi alle associazioni affinché questi bambini e bambine poco abbienti possano praticare sport. Quindi questa è l'ultima cosa che faremo nell'anno. E poi si penserà al 2019? 2019, confermiamo tutte le manifestazioni che abbiamo fatto quest'anno, aumenteremo le discipline sportive per quanto concerne il palio sportivo dei Rioni e poi ci sono anche altre cose che bollono in pentola, però ovviamente sono ancora in questo momento segreto.